Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Giovedì 19 marzo. Ariete, se è un po' che non parlate con vostro padre, la festa del papà potrebbe fare al caso vostro e permettervi di sbloccare alcune situazioni. Il dialogo andrebbe sempre mantenuto e ravvivato, pur nella diversità di vedute, cosa normalissima. Toro, puntate a fare qualche passo in più nella società o semplicemente nel vostro gruppo di amici. La luna vi fornirà tutti i mezzi necessari. L'unica cosa importante è non tirarsi indietro, specialmente quando viene fatto proprio il vostro nome. Gemelli, vorreste disporre di colleghi per non sentire il peso tutto sulle spalle, ma stavolta, con la luna in quadratura, dovrete vedervela da soli. Poco male, dato che almeno potrete prendere decisioni in santa pace senza sentire altre campane. Cancro, ringraziate lo spunto prezioso della luna in pesci che vi consente di viaggiare un po' di più, concretamente o anche solo con la fantasia. Divertimento e svago assicurato, anche se l'impegno che avevate preso era forse più serio. Che importa? Leone, quando volete scoprire qualcosa andate sempre alla fonte dell'informazione per non venire deviati e confusi nel vostro percorso personale. Se poi volete proprio ascoltare le sirene, allora fatevi legare all'albero maestro come fece Ulisse. Vergine, non riuscite a comprendere il voltafaccia di quello che credevate un amico fidato. Siete sotto il tiro della luna nel vostro segno opposto. Forse si tratta di una definizione solo apparente e ben presto scoprirete di poter contare su di lui. Bilancia, forse siete ancora in tempo per pensare ad un regaluccio da comprare per la festa del papà. Magari non l'avete mai festeggiato a dovere, non sprecate le occasioni che la vita vi pone dinanzi per dire alle persone care «ti voglio bene». Scorpione, porte che cigolano più del dovuto? Porte che cigolano più del dovuto? Con la luna in pesci sistemerete tutto in un baleno e riuscirete anche a trovare il tempo per divertirvi. Approfittate di questo momento d'oro per fare di più, non state a perdere tempo dietro la televisione. Sagittario, non tenete racchiuso in voi il vostro potenziale soltanto per timore che le persone vicine a voi non possano comprenderlo e accettarlo. Per colpa della luna in disarmonia con il vostro segno, state giocando un po' al ribasso, non vi pare? Capricorno, la grinta della luna in sestile con Plutone vi servirà per aprire nuove strade, anche laddove in passato non credevate fosse possibile. Utilizzate tutti gli strumenti che avete a disposizione o semplicemente chiedetene altri se occorrono. Acquario, venendo messi sotto i riflettori potreste provare un iniziale imbarazzo, ma poi alla fine ci potreste anche prendere gusto e trovarvi bene. Non abbiate paura di dimostrare quello che valete, d'altronde la preparazione serve anche a questo. Pesci, la congiunzione Luna-Nettuno vi consiglia di essere più pratici e meno teorici e l'unione con Mercurio vi aiuterà poi nei cambiamenti. Spunti quasi geniali vi permettono di puntare un po' più in alto. La grinta di Plutone è dalla vostra.